Questa sera siamo in compagnia di Giorgio Vitali, il quale ci spiegherà attraverso l'abituale rassegna stampa gli argomenti che sono di attualità in questo momento. Partiamo con un articolo di Avvenire, il giornale dei preti. Attenzione, la follia del terzo Kim. La Nord Corea dei Gulag minaccia attacchi nucleari agli USA. Il fatto, il dittatore di Pyongyang usa il pugno di ferro con l'opposizione e la fa volgere con il mondo. Arrivano altre sanzioni ONU. Washington, reagiremo. Il lupo e l'agnello, ho scritto io. Questi non hanno nessuna vergogna. Questo non hanno nessuna umiltà. Come possono pensare di far credere anche al più cretino di quelli che leggono questi giornali qua che l'esponente, il capo della Corea del Nord, che è un piccolo paese, no? Possa minacciare gli Stati Uniti d'America, che hanno in mano una flotta terrificante che controlla proprio quella zona. Come possono pensare che qualcuno ci crede? La follia del terzo Kim è una cosa da non crederci. È il folle lui che cerca di difendersi contro le pressioni formidabili e continuative che gli Stati Uniti stanno facendo nei suoi confronti. Però c'è una cosa molto interessante che va ricordata. La Corea del Nord è rimasta, diciamo così, indenne, non solo perché coperta ovviamente dalla Cina, ma anche perché ha richiesta da parte degli Stati Uniti di eliminare le armi di distruzione di massa, se ha fatto sberleffi, avendo imparato da Saddam Hussein, che Saddam Hussein è caduto come un cretino nella panie, per cui quando gli hanno chiesto se aveva le armi di distruzione di massa, si è affrettato a distruggerle, dopodiché, appena gli occidentali hanno visto che non aveva più le armi di distruzione di massa, l'hanno attaccato e giustamente l'hanno ammazzato. I fessi in politica meritano di morire. E questo è il mio commento su quel personaggio. Andiamo avanti. La croce voi per sempre, il Papa uniti nella preghiera. Non mi sono mai sentito solo. Oh, poverino, quanto siamo dispiaciuti. In piazza San Pietro 150.000 persone per l'ultima udienza. La barca della Chiesa non è mai mia, ma di Dio. Oh, e non la lasci affondare. Vorrei che ognuno sentisse la gioia di essere cristiano. Beh, noi potremmo anche sentire la gioia di essere cristiani qualora il cristianesimo fosse rappresentato da questa manica di delinquenti, che il problema è tutto lì. E abbiamo qui un libro che sarebbe interessante far vedere, perché è un libro che dimostra in maniera molto chiara che razza di gente è quella che si dice è vera seguace di Cristo, anzi che dicono interprete di Cristo, erede diretto di Cristo, hai capito? Il Cristo in terra. Aggiungiamo che questa opera di Gianluigi Nuzzi è recentissima, è stata pubblicata nel dicembre del 2012 e riguarda appunto tutte le carte segrete di Benedetto XVI. Compreso la bellissima avventura che è veramente edificante, anzi direi che è una storia per farci sopra dei romanzi per giovinette che vanno a scuola dalle suore, perché il caso della Orlandi è un caso proprio di questo tipo, con il suo presunto assassino o torturatore, perché non si sa bene, oppure, diciamolo così, lenone, perché anche questo discorso è uscito fuori, che è stato giustamente, no? È stato giustamente seppellito in una chiesa. Perché? Per alti meriti nei confronti della chiesa stessa. Quindi, sai com'è? In un'epoca come la nostra, dove la pratica dell'uccisione e il sacrificio dei giovani e dei giovinetti è ormai diffusa, che trasborda anche dalla Chiesa, perché non è un caso quello dei tanti preti pedofili, non è soltanto un impulso irrefrenabile messo in atto individualmente da certi preti, dietro c'è qualcosa di molto più interessante, come pian piano sta emergendo anche sulle TV normali, perché l'altro giorno la TV, una TV di quelle normali, mi pare,
mi pare Rai 2, mi pare, commentando il processo della povera Sara, e lì, in quel caso lì, hanno cominciato a uscire fuori storie che fino a quel momento non erano mai uscite fuori. E anche questo è un discorsetto che va riallacciato al tentativo che stanno mettendo in piedi di tacitare Paolo Ferraro, il magistrato che ha scoperto questi giri e li ha potuti documentare. E cercano adesso di tacitarlo in tutte le maniere, facendolo passare per pazzo. D'altronde lo fecero anche con Ezra Pound, no? Quindi insomma, l'abitudine non è finita. Bomba siro-iraniana. Il fatto, rischio escalation dopo l'attacco degli aerei di Gerusalemme a un sito militare in Siria. Gli Stati Uniti vanno fermate le forniture d'armi a Hezbollah. Adesso gli Stati Uniti vanno fermate le forniture d'armi ad Hezbollah, ma le armi e le forniture d'armi che gli Stati Uniti e i compari danno ai tagliagola che stanno martirizzando la popolazione di Siria, no, queste possono essere date. Ora, il problema, quello che io voglio sottolineare qui, è la malafede di questi preti. Perché questo, Damasco riscopre l'ONU contro Israele, Teheran minaccia. Ma cosa minaccia? Teheran è sistematicamente minacciato da Israele. Sono decenni che Israele minaccia Teheran. Adesso tutta la congrega, a cominciare dalle teocrazie del Golfo, si sono coalizzate tutte contro la Siria e adesso risulta che la Siria, no, che minaccia gli altri, così come abbiamo detto con Kim Il-sung. Andiamo avanti. Piano piano la verità sullo stragismo viene fuori. Questo è un ottimo articolo pubblicato domenica 3 marzo su Rinascita. Testimonianze e fatti su una stagione di violenza e sangue in Italia. Anche questo si dimostra in maniera molto chiara che l'epoca degli opposti estremismi, l'epoca degli anni di piombo, era stata organizzata da organizzazioni fittizie di estrema destra e di estrema sinistra, ripeto fittizie, manevrata dai servizi, i quali dovevano creare una situazione di disagio, attenzione, per spaventare gli italiani e consolidare il potere centralista, come ha tra l'altro anche dichiarato tra le righe anche l'ex presidente Cossiga, e queste cose le conosceva da vicino da molto tempo, essendo stato l'uomo di fiducia di un suo lontano parente sardo, quando questo lontano parente era Segni, era presidente della Repubblica e conosceva le cose in retroscena perché ha sempre seguito queste cose. Non a caso, durante il rapimento Moro, quest'uomo era ministro degli interni. Non sono mai dei casi questi, è chiaro. Le monete locali come strumento sociale. Da ricordare, lo diciamo ai nostri amici, l'importanza delle monete locali, perché le monete locali saranno lo strumento con cui potremo in parte attenuare l'attacco degli usurai nei confronti della popolazione italiana e europea in generale. Prove tecniche di imbroglio, il vincitore, qui mi pare che questo disegno sia eccezionalmente azzeccato, anche perché è di venerdì 1 marzo. Questo pezzente sta adesso pezzentando in una maniera incredibile, si sta attaccando a tutto, e questo spiega perché hanno scelto sto cretino, perché come capo della coalizione del PD, perché sapevano che era un cretino e che era quello che giustamente avrebbe dovuto prendersi i pugni in faccia, gli schiaffi in faccia, infatti la cosa è questa. Io ho sempre sostenuto che era un cretino, e infatti è un cretino. No, lasciamo stare. Non ti compromettere troppo. Sì. Politica poker, sul piatto un governissimo. Eccolo qua. Mi ricorda, toc toc, bussano Renzi e il Cavaliere. Renzi sta defilato perché potrebbe essere l'ago della bilancia, se non che, siccome questo Renzi, io l'ho già definito, è un bel impusto, non è un uomo politico di vaglia,
anche questo rischierebbe di diventare un burattino. D'altronde, personaggi che pretendono di essere politici, come D'Alema e quant'altro, non sono assolutamente all'altezza della gestione di una situazione italiana che sta esplodendo, giustamente, e che con estrema difficoltà riesce a e riuscirà in futuro a liberarsi del pressing geopolitico statunitense, indipendentemente dal potere finanziario. E vabbè, lasciamo stare. Questa è una bella fotografia che vale la pena. Stanno prendendo i voti, mandiamoli in clausura. È una cosa molto bella che dobbiamo far vedere. Ma non è detto che non ci riusciamo. Non è detto che non ci riusciamo. Siamo all'inizio di un grande rivolgimento che metterà. Questa anni. È la data porta, scusa? Questo porta 24 la data febbraio. Del 24 febbraio. Era la vigilia, insomma. Sì, sì, la vigilia sì, delle elezioni. Il giorno stesso, sì, insomma, quindi non si sapevano ancora i risultati. Esattamente. Centro-destra-sinistra, le urne. Dice vincerà. Non è detto, perché in effetti non ha vinto il centro-destra-sinistra. E questo è un segno. Fermare il Giannino. Sappiamo chi è Oscar Giannino, quindi ci facciamo sopra una bella risata e la chiudiamo lì. Ultima. Tiriamo la somma da queste elezioni. Un bel articolo di Maurizio Barozzi dove dice lo tsunami del movimento di Grillo ha dissestato il sistema, ma i banksters comandano ancora. È evidente, perché siamo appena all'inizio di queste cose. Ricordiamo che ci sono dei precedenti che noi cercheremo di illustrare in alcuni video che faremo nel proseguo di questi prossimi giorni. Col quale cercheremo di illustrare soprattutto quali sono le dinamiche della rivoluzione. Chi si aspetta una rivoluzione come se fosse una tsunami, queste non avvengono mai. Ricordiamo che la rivoluzione francese, sulla cui storia faremo un riassunto quanto prima e presumibilmente domani, la rivoluzione francese è stata iniziata ufficialmente nel 1789 con la presa della Bastiglia e si è conclusa nel 1802 con l'impero di Napoleone. Quindi ci sono voluti, diciamolo subito, 89, importantissimo colpo di Stato di Brumaio, dove Napoleone prende in mano il potere, perché l'uomo forte arriva sempre. 18 Brumaio, chiusura della Camera dei Chiacchieroni, Napoleone arriva con i suoi granatieri a calci in culo manda via i deputati. Poi nel breve proseguio di tempo diventa imperatore. Ricordiamoci che diventa imperatore non per scelta autonoma ma per suffragio universale, per come poteva essere il suffragio universale nella Francia dell'epoca, ma è comunque per accettazione globale di tutti i francesi. Con questo chiudiamo. Quale sarebbe l'uomo d'ordine nel contesto di Erno? Deve emergere, così come no, quando si era nel pieno della lotta per il potere, la rivoluzione francese, parlo del 1794, che ha visto sia la morte dei Cordiglieri, sia la morte dei Giacobini, quindi nel 1794, Napoleone era un tenentino da quattro soldi e non era assolutamente previsto che un uomo conquistando il mondo poi chiedesse alla maniera di Cesare di diventare imperatore, perché è lo stesso discorso. Cesare ha conquistato le ricchezze, ha sempre vinto finché non è stato assassinato. Ci hanno provato anche con Napoleone, intendiamoci bene, perché quando, e siamo nel 1799, siamo nell'epoca del Brumaio, ci fu il tentativo da parte di alcuni generali di fare un colpo di Stato contro Napoleone e Napoleone se ne servì proprio per toglierseli dai coglioni definitivamente. In questi casi c'è chi vince, c'è chi perde. Quindi noi ci aspettiamo, ma io penso che sarò morto, che a seguito di queste turbolenze
che coinvolgeranno, attenzione, l'Europa, l'unificazione europea, la moneta, la finanza internazionale, il controllo degli Stati, a incominciare gli Stati Uniti d'America, della popolazione degli Stati Uniti, da parte dei finanzieri, alla fine di tutto questo arriverà qualcosa di molto interessante, che potrebbe essere veramente un nuovo ordine mondiale, ma non è quello che vogliono i finanzieri. Beh, chiudiamo allora qui? Sì.